Ricapitolando, negli ultimi 5 anni abbiamo avuto nonno impiccato, bambino orfano, bambino sfruttato, handicappato, immigrato sordo, immigrato poeta, ragazza madre, bambina madre, padre madre. La Cambogia. Ci provavamo anche noi, col corto sociale. Numeri al buio. Il cieco in fila alla posta. Ma fallimmo. Perché? Ma perché? Ve l'avevo detto io, la storia non funzionava. La storia? Che storia? Il cieco era cieco veramente. Ci ha fatto fare il record e sguardi in macchina, tacci sua. Le poste non erano le poste, era al bar dei 2 metri quadrati di tuo zio. Puri sordi abbiamo lasciato. Beh, intanto ci ha offerto la colazione. Ah giù, le poste con le sedie della Coca-Cola, è su. Vabbè. No! Fallimmo. Perché il cieco non fa più pena a nessuno. Una volta forse avrebbe funzionato. Ma dopo... passo falso. Il corto che ha sdoganato il cieco zoppo. Semplice cieco. Non conta più un cazzo. Perché non proviamo con un animale? Gli animali fanno sempre pena. 2 anni fa. 3 zampe di dolore. Kabul, Afghanistan. Deserto, notte, freddo. Il cucciolo con 3 zampe. Che perde il padrone in guerra. Respinto a tutti i festival. Che il cane fa troppa pena, il pubblico ancora non è pronto. Ma quindi... Quindi, signori miei, quello che vi propongo questa sera è il progetto definitivo. Il corto da festival per eccellenza. Carrozzella Negra. Prendiamo tutti gli elementi dei corti che hanno vinto negli ultimi anni e li uniamo in un unico cortometraggio. Qui troverete tutti i generi cinematografici dell'universo. Dall'action al sentimentale, dalla fantascienza al film d'essai. Io non credo nel meta cinematografico, ma possiamo sempre rivenderci backstage. Ma tu hai idea di cosa significa realizzare una roba del genere? Al backstage ci penso io. Ti faccio Herzog. Scusate, gente. Questo significa prendersi 200 denunce. Scene allucinanti, personaggi allucinanti. Una storia che non significa... Non significa. Carrozzella Negra. Carrozzella Negra. Vabbè, Mauro, ci hanno costretto loro. Mauro, vinciamo sti cazzi con dai, dai, dai! Dai, usciamo da sto garage! Uscite, va? Che devo parcheggiare la macchina. Allora, un orfano. Come è fatto un orfano? Quello? Non mi sembra un po' troppo in salute, guarda come cure. A noi ci serve un orfano, non un dopato. Quello, guarda, è perfetto, l'hanno messo a giocare in porta. Voilà. Non mi convinci. Oh. Ricordate l'orfano dell'ultima briciola? Aspetta. Ha l'asma. Ha l'apparecchio per l'asma. Sì, questo è buono, eh? Dai, giù, però possiamo far di più, dai. Ecco, Boni. Mauro, Pancaro, nasmatico con la maglietta di Pancaro. Manco se fosse un orfano sarebbe più sfigato. Ce l'abbiamo, ragazzi. Dai. Ora. Chi ci parla col padre? Oh! Allora, handicappato, possibilmente con la bava. Ma aggiunto tu questo? Aspetta che bisogna essere chiari, eh. Poi questi sono abituati a un certo tipo di richieste, mica. Ma tu sei scemo! Se lo leggono ci cacciano via a cacci, altro che bava. Senti, te lo ricordi sanguinolento, eh? Al Cordoglio Film Festival? Il moribondo, secondo te, chi gli ha dato? Quindi il vostro obiettivo è quello di sensibilizzare le persone al problema della disabilità? Esattamente, perché è un tema che ci è sempre stato molto a cuore. E dove andrebbe? Al cinema? In televisione? Beh, guardi, inizialmente nei festival, poi cercheremo di... Sì, ma qualche inquadratura al logo dell'associazione me la fate. Certo, come no.
Ora vi mostro quello che abbiamo disponibile. Purtroppo è estate, quindi i pezzi migliori vanno in vacanza. Vi dovete accontentare di quello che c'è. E intanto lo volete con o senza bava? Prego, scegliete pure quello che preferite. Poi chiaramente il prezzo varia a seconda del problema. Certo. Che problema? Problema. Allora, è problema. Non è problema. Quella? Occhio che quella mozzi. Ecco. Quello? Ma quello è l'amico vostro. No, quello sotto la finestra. Quello vi verrà a costare un bel po'. Ah! Giovane immigrato negro ebreo. Certo, Mauro, che poi manca esiste. Sì che esiste, si chiamano Falascia e sono di origine etiope. Ma dove troviamo uno disposto a fare una parte del genere? Ecco, lo sapevo io. Si chiamano quartieri africani non perché ci sono gli africani. Scena. Sei un immigrato africano. Arrivi a Roma, non conosci nessuno, c'hai una cartina in mano. Dove vai a vivere? A Corso Francia o a Viale Etiopia? Sì, va bene, è che a Via Veneto ci sono. Scontrino, l'avevo detto io che bisognava farlo. Fermo. Pantone 464C, conferme di colore. Questo è del Ku Klux Klan. E qua scontrino, stavolta passi. Però scendi, fa un favore. Allora. Al montaggio ci penso io, diciamo. Invece per la macchina da presa pensavo di usare la tua. Ma che? Herzog. Che guardi? Ma com'è la sua? Non è neanche HD. Il linguaggio. Il video scarso sta a indicare la povertà dei personaggi, della sceneggiatura, no? È il filo comune tra film e backstage. Ma tu credi veramente a quello che stai dicendo? No, ma non ci devo credere io. È una roba. Figo. Ci serve un direttore della fotografia. Io a casa due o tre lampade ce le ho. Sì, ma tu la sai fare la fotografia? Considerando che mio padre vende elettrodomestici. Ok, per la regia. La fermiamo in tre. Sì. Ci serviranno gli assistenti. Io sto andando al supermercato. Vi serve qualcosa? Certo, giù, un pensamento di lampade. Senti, ma il biondo chi è? Ma come chi è? Quello è Gianni Selva. Ha fatto l'assistente a Mille Specchi. Ah. Ficcion. Però disse piano. Ah. Vabbè, comunque è uno tosto, risolve i problemi. Ha fatto l'asilo con Mauro. Ottimo. Stanislavski? Quanto ci ha messo a prepararlo? Ammazza, oh. No molli, ci stai dentro a sto personaggio, eh? Ah, Mauro! Ma dai, penso a sto genio! Stanislavski, oh, non c'è un cazzo da fa'. Mio fratello, Mauro, è una brava persona.
Ci ha provato tanto a fare dei corti divertenti, innovativi, però alla fine vincevano sempre loro. Cioè, voi... Noi chi? Voi tristi. Ah, grazie. No, vabbè, mi hai capito. Però stavolta vince. Cioè, vincete. Sempre voi. Allora, sì. L'immigrato negro ebreo è appena atterrato sul nostro pianeta. Esce dal capanno dove ha appena deposto le sue uova e senza fermarsi cammina verso l'oro. Ma che è? Mauro, non t'arrabbia. Il ragazzino si è addormentato. Svegliamolo, no? A casa si è addormentato, si è portato via il nonno. Come il nonno? Ma quello non c'è l'erno, non è venuto che la zia. E mo? E mo? Mo... Mo c'hai 30 secondi per regalarmi l'orfano più bello della storia del cinema. Eh? Allora, quindi... L'immigrato cammina verso Gianni, Nel frattempo, l'handicappato sulla carrozzina vede tutta la scena e ne rimane impressionato. Bravissimo. Col carrello come andiamo? Stiamo facendo l'ultima prova. Perfetto. Allora ragazzi, ci siamo, eh? Tutti in posizione. Al mio pianeta, anche quelli come te camminare. Buongiorno, anche io sarò nero come te e scapperò dal mio paese. Aggiù, ma Gianni dove sta? A mie uova. C'è mia famiglia. Perché? Signori, per quanto mi riguarda, abbiamo un vincitore. Mai visti dei personaggi così pregni di poesia. La scelta della scarsa qualità del video per mascherare la differenza tra le vere riprese e il backstage. Allora è deciso. Carrozzella Negra vince il festival quest'anno. Aspettate però, ce n'è ancora uno da vedere. Di cosa si tratta? Si intitola Tre zampe di dolore. Allora vediamo quest'ultimo corto. Signori, per quanto mi riguarda, abbiamo un nuovo vincitore. Spero solo che il pubblico sia pronto per questo. Ogni tanto anche noi della giuria dobbiamo usare. Quest'anno il nostro sarà un grande festival.